Vediamo l'esercizio 2, compito D dell'ultimo appello. Allora, 10 anni fa, quindi D uguale 10, ho depositato una certa somma, quindi P che non conosciamo. Una certa somma è 6 anni fa, quindi abbiamo un T uguale 6, abbiamo depositato una somma uguale a una volta e mezzo la prima più 1000, quindi abbiamo un nuovo P che è uguale a questo nuovo P, che è un P2, che è uguale a P di prima più un mezzo P, quindi una volta e mezzo, diciamo così, la prima più 1000. Poi il primo impiego è stato effettuato al tasso annuo nominale convertibile trimestralmente del 7%. E lo metto, sposto questi, lo metto qui. Quindi G di 4 uguale 7%. Secondo invece ad un tasso del 3% quadrimestrale, quindi di un terzo. Il terzo uguale 3%. Oggi ritiriamo il montante complessivo, che è uguale a 30.000. Ci chiede l'esercizio? Ci chiede di determinare questa P e quest'altra P2. Ovviamente quello che ci sta chiedendo è di determinare questa P, perché poi per trovare questa P2 basta che lo inserisco P qui, ho trovato P2. Che cosa so io? So il montante complessivo. Ma direi che è un esercizio che si può risolvere abbastanza agevolmente con un certo obiettivo. Cioè, se io invento P, mi calcolo questo montante, con P inventato mi calcolo P2, quindi mi calcolo anche il montante della seconda operazione. Faccio la somma e poi impongo che deve essere uguale a 30.000. Però per prima cosa trasformiamo questi tassi in tassi annui. 1 più g di 4 fratto 4 elevato a 4 meno 1, e quindi uguale a 1 più 3% elevato a 3 meno 1. Questo lo mettiamo in percentuale. Mettiamo in percentuale anche questo. Ok, a questo punto invento P. Invento P, per esempio 1000. Quindi qui c'è il valore inventato che poi si metterà a posto con il cioè, obiettivo. Calcoliamo M, che non è meno. Siamo in quale regime? Beh, se si utilizzano i J, direi che siamo per forza in regime composto. Vediamo se lo dice esplicitamente. No, non lo dice esplicitamente, comunque vabbè, si usano i J, siamo nel composto. Quindi uguale a P per R, dove R è 1 più I elevato a t. Qui intanto mi calcolo P2, che viene detto uguale a P più un mezzo di P più 1000. Questo è P2, e quindi mi calcolo, sposto questo, mi calcolo M2, che è uguale a P per 1 più
tasso elevato a 6. Questo è il primo m, questo è il secondo m. La somma di 2m più, no, scusami, la somma di 2m è uguale a 2m più m2 viene 6257. Devo imporre che venga a 30.000. Ok, vado a dati, faccio analisi di simulazione, cerco obiettivo, impostare la cella questa al valore di 30.000, cambiando la cella questa qui. Ok, ok, direi che ci siamo, questo è il mio risultato e quest'altro è l'altro mio risultato. Quindi questo è l'esercizio 2, compito D.